milanese, 45 anni, laureato in economia alla Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera in Fiat Auto UK, poi in Samsung per 4 anni, successivamente in Brembo per approdare in Continental nel 2014. Oggi è il direttore commerciale della parte Aftermarket Italia. La sua più grande passione è il padel. Francesco Resi, benvenuto nella nostra officina. Buongiorno. Ho dimenticato qualcosa nella presentazione? No, direi di no. Ok, allora partiamo subito con la prima domanda. Se diciamo Continental, pensiamo tutti subito agli pneumatici, ma in realtà non c'è solo questo. Per chi non lo conoscesse, cos'altro c'è dietro il brand Continental? C'è molto altro, diciamo che c'è una gamma completa aftermarket volta a dare un'offerta molto, molto vasta all'officina. Io partirei dal frenante. Sulla gamma frenante a brandate noi abbiamo un catalogo molto ricco, oltre 10.000 codici di qualità originale. Oltre a questo abbiamo una gamma che copre la parte powertrain e la parte elettrica. Infine stiamo lanciando delle nuove famiglie di prodotto marchiate Continental, che sono spazzole e batterie. Che abbiamo qui anche alle nostre spalle. E quindi se volessimo entrare più nel dettaglio e ti chiedessi appunto come si compone la gamma in questi termini, cioè in termini di batterie e di spazzole, che cosa troviamo? Sì, diciamo che sono gamme corte, volutamente, per poter con una numerica limitata di codici avere un'ottima copertura del circolante. La gamma batterie è composta da 20 codici in questo momento. Prevalentemente sono, dal punto di vista numerico, dei codici di batterie starter, quindi tradizionali. Inoltre abbiamo poi le batterie FB, che sono batterie più avanzate per i veicoli con sistema start and stop. E il top della gamma sono tre codici AGM, che servono a batterie con start and stop e sistema di ricarica della batteria in frenata. Se ti facessi una domanda più specifica ancora, ti chiedessi quali sono i punti di forza delle batterie a marchio Continental. Diciamo, come primo punto io sottolineerei il fatto che il prodotto è un prodotto che esce da uno stabilimento che produce per il primo impianto. Noi tutti sappiamo che per quanto riguarda l'aftermarket questo è un discriminante notevole. Le richieste del primo impianto consentono poi di avere un prodotto di altissima affidabilità anche nell'aftermarket. Oltre a questo, il brand Continental ha sicuramente una grandissima presa per quanto riguarda la vendita poi sull'utente finale, sia che questa avvenga su specifici canali dove la vendita è assistita o meno. A questo punto parliamo e chiudiamo la nostra intervista, la nostra chiacchierata, guardando al futuro. Quali sono i vostri piani a breve e lungo termine? I piani a breve sono quello di andare a spingere l'offerta completa che noi facciamo sull'officina. Quindi andare ad offrire a marchio Continental, quindi con il nome dell'azienda, il marchio più importante che l'azienda ha a disposizione, un prodotto che soddisfi tutte le esigenze dell'officina. Per questo batterie, spazzole, turbocompressori sono famiglie sui quali andremo ad investire nel futuro. E nel lungo periodo quindi l'idea è di essere sempre più vicini all'officina per poter soddisfare e saturare le richieste di pezzi di ricambio. E oltre a questo seguire l'officina in termini di servizi, con il supporto che noi abbiamo tramite il network ATE Brake Center, noi offriamo un portafoglio di corsi e un'affiliazione all'officina che permette quindi di non lasciare mai l'officina Continental o ATE da sola. A questo punto aggiungo io ancora un'ultima domanda. Se un cliente, dopo aver visto questa intervista, avesse voglia e interesse a acquistare un vostro prodotto, dove lo può trovare? Io direi che il punto di contatto migliore è il nostro sito, continentalaftermarket.com. Lì si trova la disponibilità di tutta quanta la gamma di prodotti e si trovano anche i contatti. Noi abbiamo anche un call center in Italia dove si può tranquillamente chiamare, noi lì a seconda del prodotto. Ricordatevi, nell'aftermarket il problema principale è l'identificazione del singolo codice. Una volta fatta l'identificazione siamo in grado di indirizzare sulla rete distributiva. Grazie Francesco. Grazie. E ai nostri lettori il rimando come sempre alle prossime interviste qui in officina. Grazie.